Bene, ciao Angeli, ciao Unicorni e ciao Arcobaleni e bentornati in un altro video. Finalmente vi faccio il video che volevo farvi ormai da anni, ovvero messaggi che arrivano direttamente dalla vostra fiamma gemella. In uno dei miei ultimi video, infatti, era un video haul, vi mostravo i nuovi acquisti per il canale, ovvero i nuovi mazzi di oracoli con i messaggi appunto per quanto riguarda, sono messaggi d'amore, quindi per le fiamme gemelle, non solo. Ho preso anche alcune cose di Dorina, non tutti quelli nuovi che ho acquistato li vedrete oggi, solo alcuni, per cui se vi siete persi quel video vi lascio il link qui nel primo commento in evidenza, andate a vedere tutti gli altri nuovi mazzi, anche perché là vi ho chiesto un feedback, ovvero fatemi sapere quale volete che usi dopo questi, dopo i messaggi d'amore, quale volete vedere. Comunque, Stella Marina, spero che tu stia guardando perché tu eri una di quelle che aspettava proprio questo video qui. Dunque, in questo video ho usato due dei mazzi nuovi, ovviamente quello dei messaggi d'amore, questo qui, di Mare Official, ovviamente per avere i messaggi direttamente dalla vostra fiamma. Poi, sempre di Mare Official, ho voluto aggiungere anche due carte dell'oracolo degli spiriti per vedere se davano qualche indicazione, suggerimento, anche per, magari per la comunicazione con la vostra fiamma. Poi, questi li conoscete già, cioè quelli di Doreen Virtue, che li uso da anni. Sono gli angeli dell'amore, i cherubini, e poi ho voluto aggiungere, perché secondo me ci stava bene, una carta da questi che sono invece di Lian Catrozzi, scusate la ring light, guardate che belli. Comunque nell'altro video ve li ho mostrati tutti, anche gli altri mazzi che qua non vi mostro, tra quelli nuovi. Sono numeri angelici per vedere se le sincronicità che vedete. Queste carte ve le possono spiegare o comunque vi possono dare suggerimenti sulla legge universale da utilizzare nella vostra connessione con la vostra anima, sia che siate in separazione sia che siate già insieme. Ricordo sempre, come ogni volta, che queste sono stesure generiche, quindi ovviamente, cioè non sono personalizzate, quindi non è detto che vi risuonino per forza o che vi risuoni tutto al 100%, ovviamente prendete solo quello in cui vi rispecchiate, quello che vi serve, lasciate andare. Il resto potete scegliere un mazzo solo o tutti e due, vedete voi. Dunque, ho già creato i mazzi, appunto, e qui abbiamo il mazzo 1, adesso ve lo giro, con la corniola e il mazzo 2 con la splendida ametista. Ora vi avvicino un po'. Quindi potete scegliere tra il mazzo 1, corniola e il mazzo 2. Ve li faccio vedere, allora, ametista, il 2. E scusate se c'è sempre il riflesso, ma non so come fare. C'è la ring light e l'uno è la corniola. Se vi serve più tempo, ovviamente mettete in pausa il video. Vi chiedo però di darmi un feedback per favore. Uno, se vi piacciono queste nuove carte, questo nuovo tipo di lettura e quali sono, scusate, quali sono i prossimi mazzi che volete vedere sul canale tra quelli acquistati e quelli nuovi acquistati, appunto, li vedete nel video dell'altra, uno degli ultimi video, cioè quello haul che vi ho lasciato giù nel link. E poi ditemi quale delle due avete scelto e se vi risuona. E se avete richieste per letture particolari, ovviamente potete chiedere nei commenti. Vi chiedo inoltre di lasciare un mi piace perché aiuta l'algoritmo del canale e iscrivetevi e attivate la campanella se non l'avete ancora fatto. Metterò i timestamp con i tempi in cui leggerò il primo e il secondo nel commento in evidenza, così potete saltare direttamente alla variante che avete scelto. Ci vediamo tra poco con il mazzo 1. Allora, variante numero 1, per chi ha scelto la corniola. Ho estratto 5 carte dai messaggi d'amore, 2 degli oracoli degli spiriti, 2 per quanto riguarda gli angeli cherubini e, come dicevo all'inizio, una sola degli numeri angelici. Andiamo a vedere innanzitutto, giriamo tutte le carte dei messaggi d'amore. Ovviamente poi ve li avvicino, Allora abbiamo, mi importa troppo di quello che dicono gli altri, rileggo i nostri messaggi, mi chiedo se tu sia felice senza di me, non sono disponibile ora, mi sento sotto pressione, devo distaccarmi. Allora, mi importa troppo di quello che dicono gli altri, ovvero questa persona vi pensa perché rilegge i vostri messaggi, quindi è probabile. Per una buona parte di voi, ripeto che è solo una stesura generica, quindi non vale per tutti. Per una buona parte di voi avete già avuto un contatto, se non altro a livello di social media o telefonicamente,
Avete già avuto conversazioni in passato e questa persona sta rileggendo le vostre conversazioni, i vostri messaggi, le vostre email, perché vi pensa. Vi pensa e vorrebbe contattarvi. Intanto gli dispiace della sua assenza, gli dispiace o le dispiace avervi lasciato in questo momento soli. Infatti si chiede se voi siate felici senza lui o lei. Mi chiedo se tu sia felice senza di me. Quindi in realtà vi pensa e si preoccupa anche, ma sarà felice lei o lui senza di me? Perché questa persona sa che in realtà è lui o lei che volete, quindi sa che voi siete ancora in attesa e si preoccupa di come state in questo momento in cui non c'è comunicazione. In questo momento, se rilegge quelli vecchi, vuol dire che non siete in comunicazione, si è interrotta, siete probabilmente in separazione anche fisicamente, forse abitate anche in città, regioni o magari nazioni differenti per alcuni di voi. Ad ogni modo, le comunicazioni sono sospese da un po'. Però si chiede, ma se la passerà bene? Mi penserà? Vorrebbe questa persona contattarvi, ma vi dice proprio che c'è un blocco in questo momento che deriva e in parte dalla persona stessa e in parte è preoccupata questa persona dal giudizio esterno, dal giudizio altrui. Infatti vi dice, non sono disponibile ora. Attenzione. Ora, che non vuol dire più avanti, quindi qua c'è una possibilità, c'è solo un attimo di stasi e vi dice: mi sento sotto pressione, devo distaccarmi. Quindi questa persona, la vostra fiamma deve pensare un attimo a se stesso o se stessa. Quindi si sta distaccando probabilmente anche dai social, quindi dalle comunicazioni che sono appunto chiuse. E questo perché evidentemente ha intorno, sente la pressione che può essere della famiglia, della società, degli amici. La pressione di qualcun altro perché dice mi importa troppo di quello che dicono gli altri, che in realtà non è una buona cosa, non si vive bene preoccupandosi troppo del giudizio altrui, perché altrimenti si vive la vita che gli altri vogliono per voi e non quella che voi volete per voi stessi, appunto. Questa persona evidentemente o è fragile o è insicura, o comunque è cresciuta in un ambiente in cui è stato molto condizionato o condizionata, probabilmente anche dai genitori, dall'ambiente familiare, dalla società. Quindi è stata quasi abituata a avere l'approvazione degli altri. Probabilmente per una buona parte di queste fiamme si tratta dei genitori e della famiglia, per altri può essere della società, degli amici. Insomma, di persone importanti per questa fiamma, però in buona parte sicuramente si tratta della famiglia, che non va bene, eh? È ovviamente una dipendenza dall'opinione e dal giudizio e dal permesso altrui. È come se aspettassero, come se vivessero appunto solo se hanno il permesso degli altri, che ovviamente non è bene. Ecco perché in questo momento non è disponibile, deve prendere questa persona tempo per se stessa per evolvere, guarire questa cosa, guarire questa dipendenza, eliminarla, eliminare questa dipendenza dal giudizio, dall'opinione e dal pensiero altrui. Non de deve arrivare a un punto in cui non gliene importa più nulla dell'opinione altrui e deve arrivare al punto in cui sarà solo questa persona, lui o lei, l'unico ad avere, come è giusto che sia per tutti ovviamente, voce in capitolo sulla propria vita. Quindi prendere le decisioni per se stesso, per ciò che, o se stessa, per ciò che vuole nella vita, da solo, indipendentemente da quello che pensano le persone intorno a lui o lei. Quindi se in questo momento siete in pausa, sapete perché, perché non vi sta contattando. Però è una cosa temporanea, non è detto che presto, facendo del lavoro su se stesso o se stessa, la vostra fiamma non si sblocchi perché comunque vi pensa, cioè rilegge sempre i vostri messaggi. Dice non sono disponibile ora, che non vuol dire no per sempre. Quindi qui lascia comunque aperta una possibilità, però richiede tempo per se stesso o se stessa. Prima di poter venire da voi deve fare un lavoro su se stesso o se stessa. Andiamo a vedere che cosa vi dicono gli oracoli degli spiriti, vediamo se dà qualche indicazione in più.
Infatti, infatti, dice messaggi, apriti alle informazioni che ti stiamo inviando. Quindi l'universo, anche il vostro subconscio, vi sta in realtà mandando messaggi. E come torna il fatto della comunicazione, no? E dei messaggi. Qua dice, rileggo i nostri vecchi messaggi, qui dice appunto messaggi. Potrebbe anche essere che se in questo momento non vi arrivano dalla vostra fiamma messaggi dal telefono, vi possano arrivare tramite intuizione, per esempio. Altre forme di messaggio, non per forza quello del telefono. Ricevere informazioni attraverso l'intuizione. E qua vi dicono apriti alle informazioni che ti stiamo inviando. Quindi probabilmente la vostra fiamma gemella, tramite sogno, tramite viaggio astrale, tramite meditazione o semplicemente il pensiero, perché comunque vi pensa, rilegge i vostri messaggi e si chiede se siete felici, vi sta in qualche altro modo cercando di mandare un messaggio e quindi l'universo vi dice, anche voi cercate di aprirvi alla ricezione di messaggi e all'intuizione, anche voi cercate di aiutare questa comunicazione, apritevi alla comunicazione o tentate anche voi di mettervi in comunicazione inteso sotto forma energetica, non sotto forma di messaggio, perché questa persona ora chiede tempo per se stessa o se stesso, quindi non vi risponderebbe neanche, magari alcuni di voi sono anche bloccati proprio su WhatsApp, su Instagram, quello che è. Però potete provare a fare una breve meditazione in cui tentate di mettervi in contatto con la sua anima o chiedere un segnale all'universo, chiedere di incontrare questa persona nei sogni o di ricevere suoi messaggi attraverso i sogni o magari attraverso le chiare abilità. Se non sapete cosa sono le chiare abilità, ho fatto un video su quell'argomento anni fa, ve lo linko qui nel primo commento in evidenza. Così chi non sa di cosa sto parlando, vuole sapere quali sono i canali delle chiare abilità attraverso le quali ricevere appunto questi messaggi, potete guardare quel video lì. Per esempio, potreste, mi viene da dire, chiarudienza, ricevere messaggi da parte della vostra fiamma tramite una qualche canzone, un qualche testo, qualcosa che sentite in TV, ma non solo. Ci sono altre chiare abilità. Andate a vedere quel video. Comunque, attenzione perché state attenti ai segnali e ai messaggi che arrivano. Guardate magari anche il mio video delle sincronicità, link sempre nel primo commento in evidenza. Per quanto riguarda invece gli angeli dell'amore, vi dicono, ecco, messaggi, molto presto. Decidi lucidamente cosa vuoi, così che avvenga ora. Vi dicono anche di, appunto, di mettervi voi nella condizione di ricevere i messaggi, di riaprire una comunicazione anche se attraverso altri mezzi con la vostra fiamma. E l'altra carta vi dice nuovo amore. Una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti. Quando si intende nuova, allora essendo una stesura generica ci sono due possibilità. O la vostra sta proprio arrivando una nuova persona e questa nuova persona potrebbe essere la vostra fiamma, perché non l'avevate ancora conosciuta, visto che qua stiamo facendo una lettura sulle fiamme gemelle. Ah, e se volete sapere delle fasi dell'unione, di quanti tipi di anime ci sono, ho fatto ben due video sulle fiamme gemelle, link ovviamente giù nel commento in evidenza, c'è un'intera playlist se la volete andare a vedere. C'è anche un'attivazione energetica attraverso il Reiki per riuscire ad attirarla a voi. Se vi interessa, il link è sempre giù. Dicevo, quindi o può essere che arriva veramente qualcuno, che a questo punto è la vostra fiamma, che vi desta ovviamente il vostro interesse, oppure nel caso di qualcuno, come abbiamo visto prima, che già conosce la fiamma, ma in questo momento siete bloccati con le comunicazioni, siccome qua dice messaggi che arrivano presto, qua dice molto presto addirittura, qua dice decidi, quindi manifestatelo, usate la legge di assunzione. E manifestate, create ciò che volete, tra cui comunicazione con questa persona. Vi dicono nuovo amore perché potrebbe essere che torna appunto a farsi sentire quella persona. Però è una persona nuova perché abbiamo visto che avrà lavorato su se stesso o se stessa, su quella dipendenza del giudizio degli altri, del non essere disponibile, di sentirsi sotto pressione, quindi sarà in un certo senso un nuovo amore, anche se la persona che
già conoscevate, perché comunque è una nuova versione di se stesso o se stessa. Andiamo a vedere a proposito di sincronicità quali potrebbero essere alcuni dei numeri che vedete spesso e il significato. 10 e 10. E dice: se tu non ci credi, chi ci crederà? Vedete come si sposa? Decidete quello che volete per manifestarlo, ma se non ci credete voi, allora non ci cre non, nessuno crede in voi se non voi stessi. Ci dovete credere per manifestarlo, eh? Quando assumete che una cosa è vera, quella diventa vera. E questo ve lo spiegherò meglio nel video che farò su Neville Goddard, arriverà prossimamente. Comunque, la legge del paradosso è all'opera, affidati all'istinto e tenta, vedete, decidi. E fallo arrivare molto presto, tenta anche una comunicazione tramite altri mezzi. Per ottenere il successo devi avere il coraggio di rischiare. La vita è un gioco, non avere paura, divertiti, legge del paradosso. Andate anche a cercarvi che nello specifico la legge del paradosso che cosa comporta. Quindi apritevi alla ricezione di messaggi, state attenti alla vostra intuizione e alla chiare abilità. E ai messaggi che possono arrivarvi tramite altri canali che non siano social media o telefono, come canzoni, poesie, scritte, qualcosa detto in TV, qualcosa che captate in una conversazione di due passanti, possono essere tante cose, può essere una frase in un libro. Ad ogni modo, dovete crederci del fatto che si sblocca la comunicazione con la fiamma. Credendoci lo manifesterete, lo renderete reale. Questo era tutto per la prima stesura con la corniola. Fatemi sapere se vi risuona, se siete in una situazione simile, lasciate un mi piace e ci vediamo in un prossimo video. Benvenuti nella variante 2, quella con l'ametista. Andiamo subito a vedere, anche per voi, ripeto che ho preso fuori 5 carte dai messaggi d'amore, 2 dagli spiriti, 2 per gli angeli cherubini e 1 per i messaggi dei numeri angelici. Partiamo subito con i messaggi d'amore, le giriamo tutte e poi andiamo a vederle una per una. Ovviamente dopo ve le avvicino. Allora, qui abbiamo: lo so che vuoi farmi ingelosire, non era mia intenzione quella di ferirti. Lo sai che ho interesse per te, spero tu possa perdonarmi e non parlare dell'ex. Ah ah, queste sono tutte collegate. Allora, questa vostra fiamma probabilmente vi ha ferito, è successo qualcosa tra di voi che vi ha fatto un attimo allontanare e voi siete la parte che è rimasta ferita. Vi sta quindi dicendo che vi chiede perdono, che non era sua intenzione di ferirvi, non era mia intenzione quella di ferirti e spero tu possa perdonarmi. Tu mi possa perdonare. E voi per ripicca, e infatti vi ribadisce, lo sai che ho interesse per te. Non l'ho fatto perché non mi interessi, è stato un malinteso, non voleva ferirvi. E voi probabilmente per ripicca cosa avete fatto? State parlando a questa persona dell'ex. O avete fatto una foto con l'ex, o avete mandato tramite terze persone dei messaggi relativi al vostro ex per far ingelosire questa persona. E lui vi dice: non parlare dell'ex perché a sua volta mi ferisce. Anche perché lo so che lo stai facendo per farmi ingelosire. Voi lo volete fare ingelosire o la volete fare ingelosire, ma non serve. Uno, fa male anche a questa persona, alla vostra fiamma, sentire parlare dell'ex. Due, vi sta chiedendo perdono perché non voleva ferirvi e ha interesse per voi. Quindi smettete di fare queste piccole ripicche, questi piccoli dispettucci da liceali, vi dice. Perché non vi portano a nulla se non a ulteriore dolore e questa persona comunque l'interesse per voi ce l'ha già, non serve farlo o farla ingelosire perché già l'interesse c'è. Andiamo a vedere che cosa vi dice, cosa vi dicono gli oracoli degli spiriti se danno qualche indicazione in più, un qualche suggerimento. Potere, entra nel tuo potere. E carte, chiedi alle carte, che è poi quello che stiamo facendo, però se voi stessi fate le carte, i tarocchi, potete anche approfondire con dei tarocchi o chiedere a dei professionisti, ovviamente. Entra nel tuo potere, vuol dire
vogliono dirvi, credete in voi stessi o voi stesse, perché siete voi i creatori del vostro destino. Non serve abbassarsi a cose da ragazzini adolescenti, come fare ingelosire e parlare del proprio ex, perché non sono queste sciocchezze da liceali che vi porteranno ciò che volete, ma siete voi stessi, siete voi prefissandovi il vostro obiettivo, curando questa relazione, quindi senza farvi dispetti a vicenda, senza magari farvi le frecciatine, tirarvi le frecciatine alle spalle, parlare male a vicenda con i vostri amici di quella persona, ma coltivando questa relazione, parlando tra di voi, perché qua chi dice chiede alle carte, sì, è una comunicazione le carte, quindi voi dovete parlare anche tra di voi, non bloccatevi. Non andate a bloccarvi sui social per ripicca perché c'è stato uno screzio. Il potere è in voi, siete voi che potete creare e mantenere la vostra relazione idilliaca. Per cui entrate nel vostro potere, siate voi i creatori della vostra realtà. Sul mio canale trovate diversi video su come manifestare e creare, su come eliminare anche alcuni blocchi emotivi, come crescere a livello evolutivo, come pulirsi, per esempio l'EFT, l'Oponopono, il Theta Healing. Vi linko tutte quelle questi video e le relative playlist giù nel commento in evidenza se volete andare a vedere. Possono esservi d'aiuto. Per quanto riguarda gli angeli cherubini, vi dicono: meriti amore, quindi probabilmente vi siete anche svalutati perché siete rimasti scottati e feriti. Ma vi rassicurano che meritate amore, anche perché la vostra fiamma stessa vi dice: non era mia intenzione ferirti. Qui dice sei degno di essere amato, quindi non vi svalutate, usate il potere per essere la persona che volete essere e per avere la relazione che volete essere. E poi dice attrazione, attrai amore romantico, romantico godendo appieno di questo momento, come? Attraverso il vostro potere di manifestazione. Appunto, vi ribadiscono il concetto. Attirate amore e non gelosia o rabbia da parte della fiamma attraverso farlo ingelosire con alcune o farla ingelosire con alcuni trucchetti. Andiamo a vedere quali sincronicità vi si possono palesare e qual è la legge universale che potrebbe aiutarvi in questo. Gran bel numero, 21 e 21, ma potreste vederlo anche come 12 e 12, potreste vedere entrambe le cose. E vi dice: quando non riesci a scegliere, usa la legge della polarità. Sappi che se non prendi il testimone della tua vita, qualcun altro prenderà decisioni al tuo posto e sarai in balia degli eventi. Ecco perché vi diceva potere. Entrate nel vostro potere e prendete voi in mano la situazione e la vostra vita. Non lasciate che siano gli altri o le casualità a creare per voi. Perché qualcuno che non crea consapevolmente, che non è risvegliato, che non è consapevole, la vita non se la crea, la subisce e di solito in negativo. Vi invito ad andare a vedere il video che ho fatto sul Bazzi, ve lo lascio sempre nel commento in evidenza, perché là potreste trovare un grosso aiuto sul come gestire, schivare, migliorare, usare appieno le potenzialità della vita. Sarai in balia degli eventi. È giunto il momento di fare quella scelta che rimandi da tempo, legge della polarità. Ovviamente vi invito come sempre ad andare ad approfondire sulla legge della polarità perché vi stanno suggerendo questa. 21 e 21, 12 e 12. Quindi riappacificatevi con la vostra fiamma, smettetela di farvi dispetti, perdonate perché non voleva ferirvi in realtà e entrate nel vostro potere, prendete in mano la vostra vita e create la realtà che volete. Questo era tutto per la stesura, per la variante 2 con l'ametista. Fatemi sapere in un commento se vi rispecchiate e se questa è la vostra casistica o se me la volete raccontare, vi ascolto volentieri. Lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. Fatemi sapere quali sono le prossime carte, le prossime letture che volete nei prossimi video. Io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima stesura. A presto, unicorni.